prima stagione balneare Covid in via di archiviazione. Se il coronavirus ha fatto strage di vacanzieri, le spiagge della Campania hanno fatto incetta di appassionati di onde solleone. Siamo andati nel Cilento del Nord, sulla Marina di Eboli, a capire quanto mare, sole e buon cibo hanno mitigato questo 2020 fatto di pandemia e lockdown. Ospiti del Galatea Village, una meravigliosa struttura turistica sul Bagnasciughe bolitano, abbiamo tirato un po' le somme di una stagione veramente particolare insieme al titolare Salvatore Sidica. Facciamo un po' consunto di quest'estate 2020. C'è stata una partenza abbastanza ostica da parte dei clienti, ovviamente per la situazione coronavirus, con tutta una serie di protocolli da attuare. Ben 5 protocolli da mettere insieme, ovviamente da vendere su un protocollo unico per la clientela. Il Galatea Village si è sempre reso parte attiva, ovviamente nel seguire le ordinanze e cercare di trasferire tutto questo ovviamente alla clientela. Tutto questo è stato possibile, scusatemi la ripetizione delle parole, grazie alla collaborazione dei nostri ospiti che hanno capito bene la problematica del coronavirus e ovviamente ci hanno reso per noi il lavoro molto più facile, sia del controllo che il monitoraggio. L'estate Galatea Village è stata caratterizzata da tanti eventi, ma dove la regola principale dell'evento era il distanziamento e soprattutto l'osservanza delle ordinanze. Ci sono stati molti no, ma questi no erano giustificati ovviamente da degli standard di sicurezza molto più elevati. Inizialmente siamo stati accusati di applicare le norme in fase molto restrittiva. Ovviamente a fine estate, e non volevo aver ragione su questa cosa, ci sta dando soddisfazione sulla strada percorsa. Ovviamente mi sto riferendo al numero dei contagi che sta aumentando e quindi ha giustificato questa nostra politica restrittiva, sia al contingentamento sotto gli ombrelloni, sia al contingentamento sugli eventi, sulle serate. Abbiamo proposto tanti eventi, ma sono stati tutti eventi a numero chiuso, dove la regola principale era il distanziamento. La struttura turistico balneare è una struttura dove fa aggregazione, quindi lavorare sotto questo punto di vista per noi è stato difficilissimo. Ma ripeto e faccio di nuovo i complimenti ai miei ospiti. Ci siamo riusciti grazie alla loro collaborazione. Hanno capito che di fondo c'era una problematica, che ci potevamo divertire comunque, ovviamente sempre nel rispetto delle regole e sempre nel rispetto sia della salute nostra che della salute dei nostri ospiti. Il Galatea si è reso veramente partecipe su tutto e soprattutto sulle nuove ordinanze che sono uscite. Abbiamo sempre cercato ovviamente di creare delle situazioni di standard igienico-sanitari che andassero un pochettino oltre da quello che ci dettavano sia le ordinanze regionali che le ordinanze ministeriali. Abbiamo dato priorità alla sicurezza, abbiamo dato priorità alla salute dei nostri ospiti e oggi questi nostri ospiti ci sono grati di tutto. Ovviamente è stata un'estate anomala, è stata un'estate zero, anno zero da parte nostra. Perché fino agli anni addietro noi siamo sì uno stabilimento balneare, ma abbiamo molti servizi da villaggi, a partire dall'animazione, abbiamo un'animazione residenziale, dove oltre che fa aggregazione, fa fattorie didattiche, crea eventi di giorno, crea eventi di notte, cosa che quest'anno è stato impossibile realizzare. Anche se abbiamo fatto delle manifestazioni sportive, ovviamente sempre con il distanziamento a numero chiuso, che ci hanno dato soddisfazione e rilevanza in tutto il territorio, sia nazionale che regionale. Ovviamente ne cito qualcuna, tipo Eboli in Beach, siamo riusciti a spostare questa manifestazione dal centro del paese nella sua area di destinazione, nonché il mare, e ci ha dato veramente soddisfazione, sia per le partecipazioni e sia per come venivano sulle partecipazioni. Già tutti muniti di mascherina, ovviamente si rendevano conto che in un campo non potevano stare tot persone e quindi ci hanno dato una mano nel contingentamento stesso dell'evento. Io veramente non so che dire, oltre che un grazie a tutte le persone che ci hanno dato la possibilità di affrontare quest'estate.